È stata veramente un'ammazzata alla fine. Tutti quanti stavamo aspettando i titoli sui giornali, l'Ascoli risorge in casa con la rete di Nicola Ninkovic, che veramente se l'è meritata dopo tutto questo periodo che è passato. Però dopo c'è arrivata questa disattenzione corale, diciamo, della squadra, perché dal perdere palla in attacco poi a fare quel fallo in quel momento della partita bisogna essere molto più cinici e buttare la palla in tribuna, oppure imparare comunque che le lezioni del passato, tipo quelle del vecchio Novellino che si prendeva la palla e si infilava nella bandierina per proteggere e perdere tempo, proteggere il risultato e perdere tempo. Queste sono le cose che bisognava fare. E ieri in questo comunque vediamo, aspettiamo Stellone che faccia il suo lavoro tattico e soprattutto atletico, perché l'Ascoli scende troppo spesso di condizione alla fine della partita. Ecco, la prossima settimana l'Ascoli giocherà con la Spezia. Che partita ti aspetti? Allora, la partita è una partita sicuramente dove bisogna andare a far punti perché, nonostante che la classifica sia abbastanza corta, vedo che almeno 3-4 squadre alla fine si sono abbastanza staccate, però comunque rimani in bagarre sempre per non finire in quella melma dei play-out che alla fin fine ti potrebbero giocare un brutto scherzo. Spero che la società poi si attrezzi, perché sinceramente quello che è capitato a Zanetti, di rimanere solo a gestire un branco di bambini irresponsabili, insomma, non debba capitare più. Serve un team manager che l'Ascoli Calcio sicuramente non ha, e non capisco perché né il presidente Pulcinelli né il direttore sportivo Tesoro ne mettono uno che abbia sinceramente Spessore. spessore, e soprattutto tolga quel lavoro non tecnico dalle spalle dell'allenatore, perché sinceramente quello è aggravato tanto sul lavoro di Zanetti prima e potrebbe gravare sul lavoro di Stellone adesso. Perché sinceramente se quello di prima stava a fare il maestro dell'asilo, pure questo si potrebbe ritrovare a fare il maestro dell'asilo. Quindi questa è una figura sinceramente che non vedo tra le persone che stanno all'interno della società dell'Ascoli Calcio. Per il resto, speriamo.